Gli uomini del centro operativo della DIA di Napoli hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 3 imprese disposto in seno ad un procedimento penale coordinato dalla DIA napoletana nei confronti dell'imprenditore detenuto Antonio Iovino, conosciuto col soprannome di Siscarella, e di altri 5 indagati nei cui confronti è stata notificata l'informazione di garanzia. Nonostante sia stato condannato come imprenditore di riferimento del sodalizio camorristico della zona vesuviana e quindi destinatario della conseguente misura di prevenzione personale e patrimoniale, Iovino, spiega il capocentro della DIA di Napoli Maurizio Vallone, era riuscito ad imporre nel comprensorio la propria posizione dominante nel settore dell'estradizione dei materiali da cava e del movimento terra utilizzando imprese formalmente intestate a compiacenti prestanome. Proprio per questi motivi il 30 gennaio scorso era stato destinatario della misura cautelare personale in reale. La misura adottata ha riguardato beni mobili ed immobili complessivi per circa 1 milione di euro. Il provvedimento adottato nei confronti di Iovino prende le mosse dagli approfondimenti eseguiti nei confronti dello stesso imprenditore e finalizzato a individuare l'eventuale esistenza di ulteriori imprese riconducibili alla holding da lui organizzata per tentare di sottrarre i propri beni ai rigori della normativa antimafia.